Allora, ciao ragazzi, adesso ci mettiamo qui e facciamo il video. Dino sta montando le maniglie dei mobili della cassettiera, domani monterà le maniglie dei mobili dell'armadio, eccetera, eccetera, che gli abbiamo comprato da Ikea oggi, anzi stasera, perché ho il cappellino. È sera, sono le 9 di sera, abbiamo le 10 di sera, abbiamo appena finito di mangiare al cinese. Mi sono riempita come un uovo, sto scoppiando e stamattina siamo andati, oggi pomeriggio alle 3 siamo andati all'IKEA. E adesso vi faccio vedere, spero si veda bene tutto quello che vi voglio far vedere. Ci saranno due parti di questo video perché abbiamo fatto due tranche, una parte dove abbiamo comprato delle cose per la casa, dei mobili, degli scaffali e un armadio, diciamo, un portacontenitore, i portaspezie, eccetera, che in una scatola vi lascerò una foto a fine video perché è pesantissimo e da montare, poi ve lo faremo vedere montato. Scusate Dino che fa sicuramente casino, ma trapana, sono le 10, non dà fastidio a nessuno, è domenica, iniziamo questo video haul. Abbiamo preso appunto, siamo andati da Ikea soprattutto per cambiare le maniglie, sia degli armadi, quelle delle tende, degli armadi appunto normali, della cassettiera, dei comodini. Questo qui è Blanket, nome abbastanza pronunciabile, di solito IKEA ha sempre dei nomi strani, e questo qui si mette per aprire l'armadio della tenda. Vi lascerò una slide a fine video dove vi faccio vedere, scusate il capello un po' freddo, dove vi faccio vedere l'armadio delle tende in camera, che ha uno spazio un po' difficile da aprire, un'apertura un po' difficile da aprire. Quindi abbiamo preso questo, che praticamente verrebbe più largo e non dobbiamo per forza toccare il vetro per aprire l'armadio appunto delle tende e delle coperte. Questo è Blanket. Ok, con la vite da montare, ovviamente. I prezzi non me li ricordo, ma se trovo lo scontrino ve li faccio vedere, ve li dico. Poi abbiamo preso questo, sono due per 90 centesimi e che nome ha non si sa. Questa è la forma, grigio, scusate se è buio sicuramente, ma vabbè, sono le 10 di sera, volevo fare questo video adesso. Questo è, scusate, io non che va bene, Bedoma, che è praticamente per il 100% poliestere, da mettere quando voi avete un cassetto, un armadio, delle pentole, delle padelle, soprattutto delle padelle, distanziate, adesso ce ne sono solo due, distanziate una padella per mettere poi una padella. Allora, ad esempio, mettete una padella, poi mettete uno di questi, mettete un'altra padella, grazie Vino, mettete un'altra padella e così non si rovinano una sull'altra quando la impilate nel cassetto per fare ordine. Già è buio. Sto cercando un attimo un pezzo, poi Comunque, questo è, e ce ne sono due, uno più piccolo e uno più grande. A 90 centesimi l'abbiamo pagato. Quanto l'abbiamo pagato questo Dino, visto che fai casino? 90 centesimi, giusto? Ok, dovrebbe. Poi abbiamo preso questo spazzolino qui, che non è per i denti, ma è per le bottiglie, perché Dino ha un sacco di bottiglie di vetro ed è lunghissimo. Bianco, c'era solo bianco. Sì. Può anche appendere, ok? Scritto Ikea ovviamente, questo non ha nessun nome, come si chiamava? Mi ricordo, Lo ho scritto spazzolone? sopra. No, non c'è scritto. Comunque, per pulire le bottiglie, dicevo anche nel video di riordino che Dino in cucina sotto il lavandino un sacco di bottiglie di vetro che vuole lavare per poi metterci il vino fatto in casa, eccetera. Questo qui è il pulisci bottiglie, lava bottiglie, ok? Bianco, lunghissimo. Poi abbiamo preso un sacco di grucce a 3,79 euro, mi sembra 2,79 euro. Scusate il casino. Le grucce, queste qua che avete tutti, servono sempre le grucce, io le finisco, poi alcune le ho cinesi di plastica, si rompono, poi sono appiccicose, fanno schifo. Ho preso queste qui, ce ne sono 20 dentro, quante ce ne sono? 6? 8? 12? Non lo so, forse 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetto, 8. Le abbiamo prese 8 più 8, 16, giusto? 16 ne abbiamo prese, 8 più 8, quindi 8 così, un'altra confezione da 8. Queste qua sottilissime, mi sembrava che nell'armadio le avessimo più scure, ma sono uguali a queste qui, nella plastica ovviamente, all'entrata c'erano e sono in legno e sono fantastiche. Made in Romania, niente di italiano ovviamente, una linea da Lidl, da Ikea, comunque questo, ok? C'è l'entrata che è l'uscita. L'entrata che è l'uscita. Senti che parlo ogni tanto, fai ciao, Ciao. ok? E poi abbiamo preso delle ciotole, ma c'erano dei lavori in corso, quindi i piatti, le stoviglie, i contenitori, erano un po' tutto in mezzo alle piante, in mezzo ai vasi, un gran casino. Ha detto che a maggio riaprono, mettono a posto, quindi sarà tutto più ordinato di come era oggi.
Ho preso queste ciotole nere, c'erano sia blu che grigie, mi sembra, non c'erano rose, rosa perché sennò le prendevo, ma Dino mi ha detto no, tutto rosa, no, amo, no, tutto rosa, visto che è un uomo, e quindi abbiamo preso le ciotole queste qui, visto che volevo le ciotole, che io vivo, non vivo senza ciotole, in cucina per mangiare lo yogurt, per un'insalata, per il mais, per la mozzarella, per qualsiasi cosa, macedonia per il gelato, le abbiamo già, ma non sono così quelle che abbiamo. Sono nere, anche queste lucide come i piatti, perché anche dell'IKEA abbiamo preso i piatti, spero le vediate, ok? Sono un po' stondate, non sono proprio rotonde. Sono così nere, con scritto IKEA, la forma è questa, spero vediate, ok? E le abbiamo pagate anche queste, non lo so se 5 euro o 4 euro, non lo so, comunque le abbiamo prese 4. Perché per qualcuno, a parte noi due, è meglio comprare qualcosa anche per gli altri. Quando invitiamo qualcuno non diamo mai niente di uguale, perché diamo bicchieri diversi, tazzine diverse, tutto diverso, non va bene. Io voglio tutto uguale, queste qui sono le tazzine, le ciotole, non le tazzine, stupida. In ceramica credo che siano, made in France, IKEA, vabbè, ok, queste. Stondate, quelle che abbiamo noi sono più ciotole rotonde, ma non c'erano quelle in legno che volevo io, eccetera, non c'erano grilletti, non c'era niente di quello che volevo io di cucina, solo piatti, ma ne abbiamo già i piatti neri, quindi basta. Poi sempre per l'armadio, la maniglia dell'armadio la vogliamo cambiare, perché noi abbiamo fatto la camera da letto al Mercatone ed è un negozio orribile, adesso ha pure chiuso dopo aver fatto la nostra camera da letto, e quindi si sono rovinate tutte le maniglie e le vogliamo cambiare, le abbiamo prese da IKEA. Questo qui si chiama Vinna, allora lanza queste qui, e quelle della cassettiera mi sembra che siano Vinna, che sono più piccole ma sono uguali, poi vi faccio magari un vlog dove ve le faccio vedere montate da Dino, anche se i rumori li state sentendo perché sta montando. Ok, queste qua per l'armadio, bello lungo, che non sono poi tanto lunghe, come centimetri 445 mm, che sarebbero centimetri 125, non lo so. Design Michael Varnammar, non lo so, vabbè. C'è anche il Cosmo Prof in questi giorni, ma vabbè, non sono andata, è finito, credo. C'è anche il Festival dell'Oriente fino al 25 di marzo, vorrei ritornare anche se sono andata l'anno scorso. Comunque queste sono le cose dell'IKEA. Altre sempre per l'armadio, visto che ne abbiamo due da cambiare. E poi ho preso un sacco di volantini per fare i video ASMR sull'arredamento, ok? Quindi questo. E poi cuscini imbottiti, ce n'erano un sacco che costavano alcuni 15 euro, alcuni 12, alcuni 10, alcuni 4, però erano troppo molli, c'era scritto rigidi, invece erano molli, un caos. Un sacco di gente di domenica, non andateci. Sono impazzita perché tutti mi spingevano per passare, erano uno più pazzo dell'altro, quindi io non sopporto il caos assolutamente, ma Dino, visto che il weekend non siamo stati insieme, mi ha detto domenica andiamo da IKEA, e allora prendi la palla al balzo e andiamo. Un sacco di cataloghi così, volevo anche il catalogo quello grande che vi ho fatto vedere l'anno scorso, ma non potevo prenderlo, e quindi vi farò un video ASMR con questi pochi fogli che ho preso IKEA. Volevo anche rifare la tessera, perché noi abbiamo una tessera a casa ma non la usiamo mai, non la portiamo mai dietro quando serve, come anche per fare la spesa, non abbiamo mai le tessere per le promozioni varie nei supermercati, e da IKEA uguale. Ma vabbè, non si poteva fare l'IKEA Family, si poteva solo fare l'IKEA Business, e non l'abbiamo fatta. Questo qui è un'altra ciotola, un contenitore, sempre cose di casa, cose di cucina, anche se era tutto sparso in giro, un gran caos oggi per trovare le cose di cucina, piatti, bicchieri, posate, tutti sparsi in mezzo ai vasi da fiori, vabbè, un sacco di gente che stavo impazzendo. L'avevo preso rosso l'anno scorso, ma l'ho usato per le pinze, e c'erano anche le pinze colorate per il bucato che volevo riprendere, ma vabbè, non mi servono, anche perché non stendo fuori perché diluvia in questi giorni. Questo qui è per metterci i pacchetti di pasta, i cereali, i ceci, lo zucchero, i barattoli vari di zucchero di canna, farine, lieviti, e non avere tutto sparso per i cassetti della cucina. Spero vediate tutto bene, anche se è tardi, comunque questo, non so come si chiama, ma comunque Vettel, Vernon, hanno nomi strani, comunque questo è il contenitore, porta contenitori. Porta barattoli, che Dino non voleva neanche prenderlo, che mi ha detto che cosa ti serve questo contenitore maledetto, che noi di contenitori ne abbiamo un sacco e mezzo a casa, che non è vero, ma vabbè, gli uomini non amano lo shopping da IKEA, non neanche i vestiti. Questi sono anche, ve ne faccio vedere uno, si chiama Vin, questo qui è quello
Io le chiamo mensole, ma sono maniglie per l'armadio o per la cassettiera, anzi queste sono per la cassettiera, che hanno i pezzi quadrati che sono enormi e poi hanno queste sbarre così. E si chiama vinna, ok? Si vede? Spero di sì. Vinna, perfetto, per mettere le cassettiere, le sta montando anche Dino adesso, quando sentite il casino è Dino che monta. E poi abbiamo preso questo qui, dopo tanti tentennamenti, Istad, che sono sacchetti per congelare, ditemelo voi. Se sono veramente sacchetti per congelare o se sono solo sacchetti per mettere le cose, il cibo avanzato in frigo e chiuderlo. Non lo so, comunque sono sacchetti da 2,5 litri, 25 per 1,2 litri, non lo so. Istad si chiamano e sono sacchetti trasparenti, richiudibili, salva freschezza. Costati anche questi, mi sembra 2 euro, comunque ottimi, servono sempre. E poi abbiamo preso le posate. 8 euro ma ce ne sono 24. 8 euro, un'altra borsa dell'IKEA 60 centesimi blu, così ne abbiamo 3. Come si fa a fare video così? 24 posate con forchette, cucchiai, cucchiaini lunghissimi e coltelli. Sono diversi quelli che avevamo da questi qua. Io sia i cucchiai che le forchette che i cucchiaini da IKEA l'anno scorso o 2 anni fa li avevo già comprati, mi sembra, ho fatto anche il video. Però sono diversi, adesso le forme sono diverse. Questi qui sono costati 8 euro, mi sembra, ma hanno forme diverse. Vedete che sono più stondati, grazie Dino, scusate il caos e la poca luce. Sono un po' stondati, sono diversi da quelli che avevamo l'anno scorso, comunque questa è la confezione da 24. I cucchiaini sembrano delle pale perché sono lunghissimi invece di essere piccoli, però comunque vanno benissimo, hanno delle forme un po' particolari, un po' stondate e ci piacciono, li abbiamo presi, servono sempre. Noi non abbiamo mai 24 persone in casa perché più di 6, sta casa qui essendo piccola abbiamo il tavolo da 4, quindi le sedie le abbiamo comprate da IKEA nere e le possiamo aggiungere. Mettiamo i cavalletti e allunghiamo il tavolo, ma non si può fare più di tanto, in questa casa non abbiamo una villa, quindi vabbè, va benissimo così. A me piace avere poche persone, non avere il mondo a casa. Però 24 posate servono sempre, per noi le usiamo spaiate, quindi una rigata, una che non viene pulita, che è un po' opaca, noi la usiamo, non buttiamo via niente finché non si rompono del tutto. Ma queste qua diciamo che sono per le grandi occasioni, per i grandi inviti, per le grandi famiglie, tra virgolette, le grandi mangiate, non so se avete capito. Poi vi rifaccio vedere velocemente questo, perché ho paura che non vediate niente, questo qui. E poi i sacchetti, vedete, sono questi, non so se li vedete perché sono trasparenti. Istad, questo qui. E poi vinna sono appunto quelli che sta montando Dino per l'armadio, cioè per l'armadio, per la cassettiera. Anche se questi pezzi qua si vedono tantissimo e sono enormi, però ci farò l'occhio. E questi qua sono sottilissimi, con le viti ovviamente, vi dirò poi i prezzi magari in un vlog. Questo, scusate i rumori, è la poca luce, ma volevo fare questo video, scusate anche il cappellino, sono truccata di viola ma non si vede, avevo anche il rossetto Kat Von D ma mi secca le labbra, alle 10 l'ho tolto prima di mangiare, ho mangiato alle 9, stasera digerire sarà una fatica. Questo è per le padelle, ve l'ho detto prima, andiamo avanti. Le ciotole sono queste, ve le ho fatte rivedere, ve le faccio rivedere, sono così, sono tutte un po' stondate, un po' rotonde sì, ma più diverse da quelle che abbiamo già. Io adoro le ciotole, anche lì litigi perché gli dicevo Dino voglio le ciotole, ma no, ma ne abbiamo la casa piena, vabbè, sti uomini spendono i soldi, sono resti comunque, vabbè. Ho preso un altro vasetto, lo volevo rosa, non l'ho trovato, non c'era niente, c'era un gran casino, l'ho già detto. Questo vasetto qui ce l'ho già, ma voglio fare una make up collection, una postazione make up, invece non ce l'ho perché ho poco spazio in quella maledetta camera e in bagno non ho spazio neanche, non posso mettere tutti i prodotti di make up che ho in bagno perché seccano, si asciugano, l'umidità, la muffa fa schifo, in camera anche c'è l'umidità e sta casa non è che sia una meraviglia. Comunque me la tengo, va benissimo, finché non la cambiamo i pennelli magari li metto qua dentro, perché ho un sacco di pochette per rossetti, un sacco di contenitori per i rossetti, un sacco di cose nei cassetti, ma poi è tutto un gran casino e non voglio diventare una sepolta in casa come quello su Real Time. Comunque questo è un bellissimo vasetto bianco, ce l'avete tutti, non l'ho comprato perché ce l'avete tutti, ma magari un portamatite può diventare, può avere 1000 utilizzi, costa 2,99 euro, mi ricordo questo. Poi due candele, vuoi uscire da IKEA senza candele? No! Nuove profumazioni, a parte una, c'era anche la vaniglia, c'erano pochissimi gusti nuovi, questa qui non è nuova, buonissima, dolcissima, peccato che profumano pochissimo da accese 25 ore con la pesca. 1,90 euro, 90 centesimi, c'erano quelle verdi da 3, c'erano quelle rosa da 3, ma ce l'ho già, le ho prese già l'anno scorso con mia madre.
Poi questa qui è nuova ed è praticamente l'immagine di una torta con la panna sopra col caffè e con una cremina attorno, una torta di cioccolato, una torta di caffè. Non lo so se la vedete, forse la vedete, spero che vediate. Apprezzate la voglia di fare i video anche se c'è la poca luce. Questo qui è il colore, quasi un grigio viola, e il profumo sa tantissimo di dolci, di pan di zenzero, di omini di pan di zenzero, di cannella, non so cosa c'entra il caffè con la cannella, ma vabbè, di caffè anche un pochino sa, mi piace tanto questa. Speriamo che profumi d'acido, ma ne dubito. Ho preso anche le grucce, ve le ho fatte già vedere, ve le rifaccio vedere, ho paura che non si veda niente, oh mio Dio. E poi dalla bottega svedese abbiamo preso tre cose, già 20 euro come niente. Questi biscotti qua c'erano anche al cioccolato, nella bottega svedese, fuori dalle casse dell'IKEA, sempre dentro all'IKEA, 176 grammi, sono tipo i Ringo, con la forma di cuore. C'erano anche con il cioccolato, semplicissimi biscotti con il cioccolato. Questi sono Biscuit with Raspberry Flowered Filling, invece c'erano con with chocolate, questo con raspberry, la scelto Dino. Biscotti con ripieno al gusto di lampone invece che di fragola di lampone, gli altri erano col cioccolato, 90 centesimi o forse 60, non lo so, non mi ricordo. Poi ho preso due marmellate che bramavo da una vita, che una l'ho assaggiata già l'anno scorso, però i brick, i succhi, quelli piccoli. Una è questa, Ecologist, sì, Silt Yord Gab Strawberry Jam Organic IKEA 400 grammi, quindi marmellata di fragole biologica, stupenda, provatela ragazzi, è buonissima. Non era nel frigo, io la metto in frigo quando l'apro. E poi questa qui che l'avevo già provata, Lingon Berry Jam Organic Silt Lingon, praticamente confettura di mirtilli rossi. Ce n'era anche un'altra che è confettura, mi sembra, di arancio, di pesche, non l'ho presa perché non ci piace. Questo qui come succo di mirtilli rossi era una meraviglia, l'ho comprato come succo, adesso non lo compro più, questa è marmellata. Buona, veramente, veramente buona. Provatele queste marmellate, ragazzi, che sono meravigliose, stupende. Poi cosa abbiamo preso? Questo era il foglio delle misure, perché prima ho misurato tutto, cassetto, non cassetto, cose varie. E poi abbiamo preso una cosa, potevamo farne a meno, ma siamo lì che io voglio non comprare cose per la casa. Questo non si vedrà niente perché è bianco, trasparente, quindi non si vede. Scusate, non so neanche se le altre cose si sono viste, questo video durerà 40 minuti, ho preso l'impossibile oltre. No, abbiamo preso, perché senza il permesso di Dino io non compro, sono stupida ma sono così. Abbiamo preso un, questa è la scatola, da montare ovviamente, perché ogni cosa di IKEA è da montare, non si capirà niente, ma è praticamente, si chiama Grundtal, ok? Si chiama Grundtal. Sembra tedesco di Germania, non vi offendete, non prendo in giro nessuno. E praticamente, cerco di farvelo vedere ma sarà impossibile, è praticamente questo qui, si vede? Un mobile per il bagno, se voi avete la doccia è più comodo, ma noi abbiamo la vasca in bagno e quindi qui ci mettiamo il bagno doccia, ci mettiamo le spugne magari sotto, ci mettiamo i detersivi, i detergenti per pulirla la vasca, ci mettiamo magari qualche spugna per grattarci la schiena. Cose comunque che di solito mettiamo sotto al lavello, diciamo così, che non è un gran posto. Questo qui è costato carissimo, 14 euro, mi sembra, sì, comunque vi dirò i prezzi in un altro vlog e vi faccio vedere un'altra cosa che abbiamo assolutamente cercato e voluto, cioè gli Scoob, che sono quelle scatole che ne ho la casa piena. Scatole quelle enormi da mettere sotto il letto, da riempire di vestiti, ce le ho e basta. Finito? Beh, grazie. E invece questi qua sono gli Scoob. Allora, uno per l'intimo ce l'avevo, l'ho preso da IKEA rosa, quest'anno non c'è più rosa, c'è bianco. Questo qui lo monteremo magari insieme domani o quando è. Questo qui ha i divisori. In un altro vlog vi avevo detto che da Leroy Merlin o Merlin cercavo i divisori per i cassetti. Io non li trovavo, non sapevo la misura, abbiamo misurato 44 x 33 x 11 cm. Questo va bene nel nostro cassetto, quindi ne abbiamo presi due, così, bianchi, uno da mettere nel cassetto mio e uno nel cassetto di Dino. Così non abbiamo tutte le cose in giro, perché io ho tutte le cose, le casse da una parte, le mutande dall'altra, il canottiere, tutte... Due, basta. Già uno solo, no, ne volevo ancora uno, no, ma prendine uno solo, e quindi vabbè. Sì. Vabbè, questo qui l'abbiamo preso con i divisori, ve lo farò vedere aperto perché da chiuso non lo capite, comunque è bianco, non amo il bianco, ma o così o nero, e sinceramente meglio bianco.
e meno un po' di luce, perché in sta casa già con l'umidità prende poca luce la camera, quindi vabbè, hai i divisori, metto tutte le calze, tutto quello che ci sta dentro, così trovo tutto e non è tutto sparso in giro per il cassetto a vanvera. Basta. Prima parte finita, a dopo. Vieni qua con me a fare il video. No. Dai. Insieme qualcosa insieme. Cosa monti qua? Adesso non so più dove metterlo, lascialo lì. Lascialo lì, a montarlo, che non sappiamo dove metterlo. Prende polvere. Stai con me? No, troppo difficile. Allora, ragazzi, anche senza video, c'hai paura dei video. Allora. Abbiamo preso altre cose. Cavolate. Cavolate. I Ikea Yalte. Dei nomi, sta roba, cosa cerchi? Questa spatola, c'era anche la spatola per prendere i dolcetti, per tagliare le torte, fighissimo. C'è questa, praticamente, questa pinza per il forno o per cuocere il cordon bleu in padella e non bruciarvi, bellissimo. Anche perché è in acciaio inox, questa parte qui lucida, e poi è in plastica nera, non lo so, qui è morbido, molto bello, e poi qua è di nuovo in acciaio, si può anche appendere perché ha questo cerchietto ed è bellissimo, costato pochissimo. In cucina, perché c'è ancora il reparto cucina, ma è un gran casino. Direi comunque bellissimo, molto bello, la pinza, sempre utile. E poi abbiamo preso questa spazzola qui, scusate di non star con me, è un optional, spazzola togli peli, togli capelli, togli pelucchi, abbiamo la ricarica, le vendevano le ricariche. L'abbiamo presa l'anno scorso col bastone azzurro. Questa qui è la spazzola che tu fai così e togli i peli dalle maglie, dalle giacche, almeno dovrebbe funzionare. Adesso la devo aprire, ovviamente, ma era per farvi vedere come funziona, ok? Anche questa è costata pochissimo. Che vino? Sì, non sappiamo dov'è, ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo perché riordino io, non ce l'abbiamo in casa. Se ce l'abbiamo, l'abbiamo nascosta da qualche parte, o è rotta, o l'abbiamo sporcata di vernice dipingendo la casa, non ce l'abbiamo più. E l'abbiamo ricomprata e costa poco, basta. Era una cosa utile. Poi, una padella, c'erano anche un sacco di pentole, 15 euro. Tre pentoline, casseruole, un pentolino piccolo e due pentole un pochino più grandi, ma non troppo. 30 centimetri, credo, forse anche meno. 8 euro tre pentole insieme, tre casseruole. Fantastico, non le ho prese, ma se le trovo il prossimo anno le vado a pigliare, che le casseruole mi servono sempre, anche se ne ho tre di pentole e basta. Questa qui è la padella che ho preso, che è costata anche questa, mi sembra 4 euro, 3,99, un sacco di prezzi, di offerte, di cose belle. In acciaio inox, antiaderente, fa un bel suono. Si chiama, nome impronunciabile, bella larga, bella grossa, 28 cm, senza coperchio. Io ho tutte le padelle senza coperchi, o quasi tutte. Vecchie, rigate, opache, più le lavo in lavastoviglie più si rompono. Scusate di no, ma usa il trapano, quello lì a immersione, credo si chiami, non lo so, e fa la luce. Cavalcad Teflon Easy Clean Convenience Classic. Arrivo, fammi finire il video. La padella è questa qui. Adesso faccio anche il vlog dopo, un attimo. Tutta incartata, incelofanata, implastificata, bellissima, meravigliosa. Ok, mi sembra 4 euro, ma i prezzi ve li dirò in un altro video. Ho preso appunto due di questi contenitori qua, così mettiamo tutto in ordine, perché non mi piace il caos e il disordine, anche se ogni tanto sono disordinata, ma non mi piace essere disordinata. Lo volevo rosso, ma non l'ho più trovato, c'era nero, c'era col fondo verde, azzurro, di tutti i colori, grigio, ma vabbè, così, bianco, per da mettere appunto in dispensa. È ancora più stretto. Un attimo, Dino, finito. Candela questa qui, piccolissima, che profuma di pere, fichi, mele, di frutta comunque, di mela, buonissima. E poi questa qui, Red Raspberry, come le Yankee Candle, che non sono Yankee Candle, quelle di Ikea, comunque con i frutti rossi, buonissima, fantastica, meravigliosa. E l'ultima era una promozione, diciamo, 40 ore, c'è scritto, Sommar 2018, questa qui con due colori, una rosa lilla così molto chiara e un arancione, e appunto sta di gelato al melone, alla pesca, all'albicocca, non lo so, comunque c'è il disegno dell'albicocca, ok, così, bellissima, e profuma da spenta, adesso profuma tantissimo, era enorme rispetto alle altre che sono piccoline, è veramente una candela enorme. Sono molto buone queste candele da spente, da accese profumano un po' poco, purtroppo.
Comunque abbiamo speso un sacco di roba, 102,91 euro, porca miseria, fracta, borsa, baggage, ciotola, poi sinlig, candela, sinlig, vinna, maniglia, 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 mamma quante maniglie, lanza, maniglia, grundal, scaffale, blanket, maniglia, istad, sacchetti, boh, non lo so, bedoma, set 2, medelvag, fornuft, variera, il contenitore è quello bianco, variera, questo è la lista delle cose di Ikea. A presto ragazzi, ho finito, abbiamo comprato un sacco di roba.